Ciao, 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 ciao. Dunque, mi trovo di nuovo a dover parlare male di Biella. Cioè, una cosa di Biella, poi è ovvio che non ce l'ho con tutti i biellesi, perché se sentite il mio accento, chissà da dove verrò. Sono esattamente in quella città, proprio nata lì e purtroppo anche cresciuta. Poi quando ho potuto, me ne sono scappata. Comunque, ritorniamo al famoso scandalo del forno crematorio. L'avevamo già affrontato, adesso però ci sono delle novità, quindi ve ne voglio parlare. Respinta la richiesta di patteggiamento. A processo saranno i fratelli Ravetti, quindi non patteggiate, tesori. Avete voluto comportarvi in quel modo? Ci sono le conseguenze. Io leggo dal News Biella, quindi potete trovarlo, è online. Processo fissato a maggio. Fuori dal tribunale di Biella i familiari delle vittime. Anche il comune di Biella si è costituito parte civile. Quindi, se tanto mi dà tanto, avete fatto incazzare un po' tutti, poi vedete voi. Nessun patteggiamento e no del GUP. Al rito abbreviato, condizionato per i nostri due amici, che sarebbero Alessandro e Marco Ravetti, sono la famiglia Ravetti in generale. Cosa avevano fatto questi due personaggi insieme alla loro ditta familiare, insomma? Avevano cercato di bruciare più salme possibili in modo da appunto portarsi avanti con i lavori e guadagnare sempre di più. Solo che sono stati allora, come dire, sono stati sgamati, sono stati beccati con le mani dentro la marmellata e ci sono stati anche dei filmati di cosa riuscivano a fare. E quindi attenzione che le persone se la sono presa perché già avevano avuto un lutto in famiglia, se ancora non possono neanche più avere i resti del povero defunto. In più smaltivano pure le cose che rimanevano dei defunti alla bene e meglio, usando mazzette, corrompendo le persone, smaltivano i rifiuti veramente male. Quindi cosa succederà? Succederà che il 22 di maggio vanno a processo, dovranno comparire a processo, perché in realtà gli è andata male, nel senso che non è stato accettato il rito abbreviato, scusate, e saranno a processo. Nella giornata di oggi, venerdì 7 febbraio, il giudice ha respinto la proposta della difesa, che si basava su una pena concordata di 3 anni e 8 mesi. Quindi rischiano pure di prendersi di più se tanto mi dà tanto. E niente, il rito abbreviato era auspicato ovviamente dai difensori, ma è stato detto un bel no. E intanto c'erano i familiari delle vittime fuori dal tribunale. Deve essere proprio una scena allucinante, perché quello che hanno fatto ha dell'agghiacciante, neanche tipo, cioè, oltre a non aver rispetto per una salma, che vabbè, ognuno la vede come vuole, cioè, io so che ci sono le persone più ciniche, meno ciniche, c'è anche chi dice ormai questo è morto, è finito tutto, però lo si riesce sempre a dire dei morti degli altri, chissà come mai dei nostri, fatichiamo a dirlo così, almeno sono percentuale di persone che pensa così, oh, ormai è morto, ciao, il tuo parente è minore, meno. Poi bisogna vedere che legame avevi con questo parente, se lo odiavi o no. Vabbè, però questi sembrano andare a processo. E praticamente è successo così, che ci sono delle vittime che hanno accettato accettato il risarcimento, delle altre no, da quello che ho capito. È giorno del processo, ragazzi.
Davanti al tribunale di Biella il silenzio assordante di una ventina di familiari delle vittime, cremate nel forno cittadino con un ritmo pari ad almeno il doppio dell'impianto per poter mantenere i tempi. Si apre così, nella mattinata di venerdì 7 febbraio, l'udienza con rito abbreviato che vede sul banco degli imputati Alessandro Ravetti, titolare della Sorcebi, società che aveva in gestione il forno crematorio di Biella. Ma non avevano non accettato questo, non l'ho capito. Sopra hanno scritto: ha negato la richiesta di rito abbreviato. Forse hanno iniziato e poi detto: no, non te lo do. Ah, i Ravetti hanno chiesto il patteggiamento circa 3 anni e mezzo, cosa che lo stesso procuratore Teresa Angela Camelio si è sempre dichiarata contraria. Ah, quindi niente, no, 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 no. Scordatelo. Poco prima delle 12 di oggi, il giudice si è ritirato in camera di consiglio per decidere le richieste della parte civile. Poi toccherà all'accusa sostenuta dallo stesso procuratore Camelli. Nel pomeriggio si erano attesi i verdetti. Le novità del giorno riguarda le parti civili che hanno presentato la richiesta di costituzione per i circa 50 parenti delle vittime cremate a Biella. 50, Madonna. Come ha spiegato uno dei legali del Codacons, l'avvocato Alessandra Guarini. Abbiamo presentato richiesta solo per i casi di cremazione inseriti nel lasso temporale inquadrato dalla procura, contestati nel campo di imputazione. Il giudice Ferretti si è ritirato per decidere. In udienza si è costituito parte civile anche il comune di Biella, minimo. Con il professor Scarpone di Torino. Degli altri 13 casi inquadrati dal procuratore tra le eventuali parti offese si sono costituiti solo due, entrambi familiari di vittime cremate a Biella, che non hanno accettato, come le altre parti, le proposte di risarcimento avanzate dai legali degli imputati Alessandro e Marco Ravetti. Due volte più veloce, andavano. E niente, poi erano arrivate le iene, però questi erano molto guerrafondai con le iene, non è che parlassero molto, anzi, il fatto che insultare è tutto. E sono stati sgamati appunto per questi video shock che venivano girati dai dipendenti con i cellulari. Però Biella, scandalo cremazione, il video dei dipendenti che mescolavano le ceneri. Guarda che bella giacchetta. C'è un certo alone di follia, Biella. Cioè, già fare commenti sui vestiti di un morto. No, poi pure dopo mescolare le cenere così. Necrofili proprio, necrofili e basta. Sono particolari. Che dire? Io tutte le volte mi sorprendo perché, cioè, io sono nata lì, ma non sono come loro, cioè. Però questi stanno a posto con la loro coscienza, fumano. Fumava davanti a quello delle iene, cioè nessun tipo di capacità di essere empatici, di dire minchia, ho fatto una cattiveria, sono una merda, cioè sentimenti di colpa, niente, niente, niente. Uguali, tali e quali al prete che picchiava a scuola e al mio ex che mi prendeva ancora per il culo dopo che mi aveva trattato male. Uguali. Cioè proprio, tu stai male, piangi, eccetera. Non sei un essere umano, boh, lager. Mi stupisce che non ci siano state già pulizie etniche a Biella, con quel modo di pensare.
Io non lo so. E poi dicono di essere cristiani, ecco, la cosa più simpatica. Già mia nonna mi diceva: attenta che quelli che fanno finta di essere troppo di fede sono i più pericolosi. E aveva ragione, me lo diceva già mia nonna, donna saggia. Niente ragazzi, un bacio, io spero che la prossima volta che andrò a Biella non mi taglieranno la gola, c'ho un po' paura perché questi schizzano. Ciao ciao.